Ciao cari, sono Atrix, signori, bentornati cari nel canale, siamo tornati su Marvel Snap con il colonnello Mario Tatillo. Non hai detto De Marvel Snap? No, sto migliorando, capo, sto migliorando, la De non c'è, io la dico per piarlo un po' per il culo, però quando non voglio prenderlo per il culo la De non la uso, ed è per quello che non la uso. Però potremmo dire, siamo tornati con il De colonnello Mario Tatillo, potremmo mettere la De sul colonnello, atto a insinuare il fatto che tu sia un deficiente. Per sta con te, non è che bisogna essere... Bravo! Ragazzi miei, oggi il colonnello ha creato un mazzo. Diceva e praticamente Banani è morto di embolia polmonare. Allora, è un mazzo creato, è un de mazzo. Questo mazzo si chiama lo Shield e praticamente è una serie di carte piuttosto di merda che avranno come fine ultimo quello di farmi incazzare e di non far mai uscire questo contenuto. Cosa che è successa in passato, purtroppo, colonnello. Un saluto a Sentry, un saluto a Valkyria. Ci sono state un bel po' di volte che fondamentalmente... Oh, perfino un Thanos, se ti ricordi. Detto questo, speriamo che voi possiate ascoltare questa intro e quindi, conseguentemente a ciò, mettere il like. Like, bro, tocca metterlo a questo contenuto e un follow, ovviamente, al canale YouTube. Io sono pronto per fare vedere alla gente il tuo mazzo. Il Madonna, problema è che non so se loro sono pronti a recepire st'informazione. Oh! Mo puoi parlare. Mazzo Shield. Spiegacelo al volo, dai. Un secondino. Praticamente contiene tutti i personaggi dello Shield. Non ce ne frega un cazzo. Oh, no, per i più acculturati, perdonami, non ho avuto il coraggio di mettere Quake, perché Quake è di Agent of Shield. Non è una Quake. No, non c'è Quake. È una merda. Ok, per l'amor di Dio. E perché poi Quake, diciamo, tradisce lo Shield. Vabbè, bro, non frega un cazzo a nessuno. Molto semplice. Di questo deck. Vi mette carte in mano che potenziano il collector, vengono scontate da Quinjet. E poi, essendo che abbiamo la mano piena, cioè abbiamo Devil Dinosaur che si baffa. E poi abbiamo Lady Sif Ghost Rider per Mystic, che funziona anche Mystic solo per Devil Dinosaur. Ovvio. Allora, vediamo la prima partita. Il colonnello ha detto che ha fatto 6 game e non ha mai briccato. Vediamo effettivamente se la forza di Mattia Attrice ci fa avere sempre Mystic in mano, senza fondamentalmente l'unica carta con la quale la scomba. Devil Dinosaur. A meno che non vogliamo pure dire, vabbè, Matti, scomba con Quijet. Fatti una vita, bro. Vai via. Non prego gli occhi. Mystic in mano. Il trono spaziale. Abbiamo il collector. Tra altre cose, il collector, tu hai giocato sicuramente più di me a codesto mazzo. Quanti punti prende sovente? Fino a 10. Quindi possiamo giocarlo sul trono? Te gusta? No, mi fa paura. Perché con la mano che hai, secondo me non li fai. Cioè, secondo me sul trono vogliamo metterci sempre Devil Dino. Sì, e se non fosse che Devil Dino, noi in mano non ce l'avemo. Vabbè, comunque faremo sicuramente Quinjet Sentinel nel turno dopo, in modo da andare a scontare il costo di Quinjet e e al contempo fare punti con il The Collector. E al contempo, ragazzi, ovviamente fare Agent Coulson Sentinel per andare a prenderci punti sul Raft. La domanda è, li vogliamo punti sul Raft? La risposta è perché no. Scusa. Cazzo, di stupido. Il Raft ci baffa pure il Collector, tra l'altro. Oh, cazzo, è vero, scusa se ti ho deriso, capo, è vero. Anche lui gioca il Collector, tra l'altro. E un mazzo bizzarro, Beast Called Wing. Sì, bro, non lo so. Veramente, non ho idea. Allora, Lady Sif anche è golosa. Però io farei comunque questo. Ci sta. Io farei comunque questo. Ovviamente, raga, il problemino di questa partita, a meno che non tobbecchiamo, ovviamente, il Ghost Rider, è che non lo possiamo giocare di base. Oh, gigante. Vabbè, bro. Vedi quanto è forte questo deck. Andrà pensato per i coglioni, mo. È aleatorio, gigante. È aleatorio. Non puoi saperlo, Non iniziare a rompere i coglioni, vedi quanto è forte lo mazzo. Mister Negative. Bro, vai, sto a vedere. Vabbè, bro, questo sto a vedere. Taskmaster gigante, come ti... quanto è bello. Non ha senso, bro. Lo facciamo all'ultimo turno, sei d'accordo? Sì. Ok. Sì, in realtà ci folliamo. Perché non capisco per quale motivo tu vuoi fare adesso questa play di gischiando Taskmaster. Per aero, stavo pensando, però ci folliamo. Ma per aero chi? Ci folliamo, ti sei risposto da solo. Tra altre cose, Lady Sif ci dà... Minchia, ma sto mazzo... Oh. Perché Lady Sif mo c'è da un basci, mia bro. Ne abbiamo già troppe come colleghi. Lady Sif ci fa fare 3 punti sul collector che va a 9. Tu avevi detto che andava a 10. In realtà va a 10. Oddio. Audio. No, in realtà va a 9. Perché non peschi? Perché non pesco la sentinella. Vabbè, sti cazzi, capo, sti cazzi. Lui va a giocare il Devil Dinosauro. Purtroppo questo mazzo è un mazzo di merda che non ha Shang-Chi. Allaghi. Ma non ci fa paura quel Ma noi non ci fa paura niente. Voilà.
Tra altre cose, lo sai che comunque è anche carino, perché è estremamente rigiocabile il mazzo, sembrerebbe essere. Ma come Snap, bro? Contro Snap. Probabilmente Issa si è dimenticato il fatto che noi c'avevamo una carta dell'Uraft e c'avevamo un turno fortissimo. Questi ragazzi sono i primi 8 cubi di questo fantastico mazzo Shield. Ebbene sì. Sto a vedere. Proprio vince, porco. No, 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 siamo a... noi andiamo a 30. Noi andiamo a 30, sì. Però lui va... Mamma, close, oh. Mamma, capo, close. Aspetta che gli faccio un emoticon attua a insultarlo. A parte, infatti, sto vinto pure a destra. Nel frattempo non so come, ma... Un mazzo capo suntuoso. Diciamo che abbiamo un po' sculicchiato a destra a manca. Dai, giganto, no? Dai, su, è giusto, colonnello, è giusto. Ai ragazzi di Rega, fondamentalmente... Allora, sì, sicuramente Nick Fury, se vi esce dallo shop, compratelo. È ovvio, è chiaro. Ma Nick Fury l'hanno regalato, Mattia. No, compratelo, variante. Compratelo, capi, compratelo. Fate, sì, che poi dalle altre cose. Ma tu c'hai qualche variant? C'è pure come la mia firmata, ne ho... quelli. Ne ho tre. Samuel vai. Hell. Ne hai? Tre. Ne hai tre, ho capito. Poi quella del pass ai tempi. Quella di Denip. Ah, è vero, perché questa. Io non so comprato l'Upass, ti ricordi? Io non so comprato l'Upass. Comunque, veramente, regà, a livello di rigiocabilità... incredibile, molto molto divertente. Tra altre cose, con tutte queste carte che fanno scarte, eh? Beh, ragazzi, ma che mano è? Colonnello. Golosa, eh? Colonnello, che mazzo è? Ma è fortissimo. Ma scusa, incredibile. Tra altre cose, Agent Coulson piuttosto che Maria Hill, piuttosto che Agent Coulson, l'ho già detto, beh, piuttosto che Agent sì. 13, piuttosto che Queen Jet, tutti insieme questo engine fondamentalmente di giocare carte generate aiuta talvolta a sistemare la curva di mana. O la curvetta di mana. La curvetta fondamentalmente vuol dire in albanese la puttanella di mana. Che ovviamente che non ha alcun tipo di senso. Peccato per Collector. Peccato per Collector. Bravo, sei stato astuto qua di sta stronzata. Bravo. Se sono troppo fastidioso, dimmelo. Ma tu lo sei sempre. Cioè, vero, vero. Penso di sì. Ok, Eli Carrier che va fondamentalmente a regalarci tre soddisfazioni. Bello, mamma mia, capo. Carino. Cazzo, allora Colosissimo ci ha regalato Aero. E qua, ragazzi, me si va fondamentalmente a triticare la storia. Se lui gioca due carte, comunque va bene perché vinciamo sempre noi. Abbiamo snappato, sì. E gioca due carte, quindi vinciamo sempre noi. A meno che non sia carneggio. A noi non ce la dà la carta. No, non ci dà la carta. Il problema in realtà qua è carneggio, che è super 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 forte. Però sono un botto di punti questi qua, Allora, cerchiamo un attimo, ragazzi, di setapparci il nostro turno, in modo da fare Aero, magari, e vincere la partita. Io direi di fare Colled Wing, Agent Coulson. Collector, sì. Per favore, bro, non mi prendere per il culo perché è giusto Dio che mi ingazzo. Credimi. Hai detto Colled Wing. Sai quale potrebbe essere un'altra play? Non so se fa più punti, però. Maria Hill, Agent Coulson, in modo da fare poi il drop a uno con Aero. Se ti fai un conto... È più forte Maria Hill, eh? Sì, perché fai. Quanto è bella la variante col panino? Bellissima. Mi aspettavo un. Io ce l'ho come un appunto, sociopatico. È bellissima invece, perché io ce l'ho. Sì, io l'ho trovata un po' di volte. E come sempre. Hai skippato. Lamento il fatto che non avrei dovuto skipparla. No, le variant belle, ragazzi, vanno comprate. Perché in questo gioco, anche se le carte oggi non si giocano, non si sa se domani non si auguro. Boh, non so. Ho mangiato, regà, 10 minuti fa. Sono arrivato in una fase di picco glicemico mostruoso. Mi sono mangiato un hamburger di scottona con un chilo di patatine fritte. Mi sono bevuto mezzo litro di vino. E poi mi sono fatto un brownies per terminare questa cena. Io ancora non ho mangiato. E sto un po' rincoglionito, regà, la verità. Sto un po' rincoglionito. Allora, per il meme facciamo 0 euro? Ovviamente no. Cioè, vi rendete conto di quanto è rigiocabile sto mazzo? Ragazzi, guardate. Cioè, potete giocare Shadow King con questo mazzo. Cioè, oddio. Poi. Che comunque la splash art è bellissima. Peccato che la carta, bro. Nico. È Nico. Bravo. Vedo che la maturità è quella che è. Secondo me, ragazzi, abbiamo vinto. A meno che non è Galactus. E se Galactus, impazzisco. Se Galactus fa 10 punti, Cioè, se va bene, in realtà. Sì. Se Galactus, ragazzi, è incredibile. Fa 6 e 4, 10 più 2, 12. Se va male, 14. Ragazzi, se Galactus. Il video ti non tributo esce. Mia madre sborrata. Basta. Tutta la faccia, capito? Delusa. Ovvio, delusa, certo. Un po' struccata, capito? Insomma, mi accede molto sta cosa. Se siete su Instagram, poi... Allora, basta perché veramente poi diventa noioso da dirlo. Sempre rimarca le stesse stronzate. Oddio! Ma sei tu, non c'è.
Ma sto vabbè. Tipo probabilmente che non giocherà intorno è attenzione colonnello un goblin. Vabbè, non ride. Oh. Non ci credo. Perso. Non ho parole. Oddio, che cazzo ridi, oh? Era l'unica cava. Vabbè, vabbè. Alzo le mani, va bene. E ok, ma ci è rimasto malito. Dillo. Ci sono rimasto di male. Ma di un male che non so se si capisca. Ho riso per non piagne. Ma di un male, ragazzi, che mi devo un secondino riprendere. Ho sbagliato, prendi credo. Vabbè, sticato, ormai il 21 è arrivato. Vabbè, comunque, nonostante. Non è colpa del deck. Dai. Non è colpa del deck, possiamo dire. No, sicuramente no. Man, come fai a giocarci intorno a questa cosa? Cioè, ha preso la carta del Raft e incredibilmente mi ha battuto una giocata fortissima di aereo zero sinistra. Va bene. Micchia, ma è poi una fila di merda perché lo stavo prendendo per il culo l'avversario, non deriderlo. Perfetto. Arato, insomma, mi ha veramente distrutto, cotto a zero. Che bello. Poi parliamo con Strider. Sì, servirebbe caro trovare Lady Sif. Vabbè, penso che ci sarà comunque del tempo. Ma scusa, mettere in finale è stupido, ma a parte le cazzate. Magari se uno non ha Helicarrier, potrebbe pensare di metterlo, no? Sì, però la cosa forte di Helicarrier è che ti buffa con l'Hector, capito? Cioè... No, sicuramente. Però se vogliamo fare il mazzo non c'hanno le carrier. Ah, certo. Comunque, voglio dire, regà. Madonna, ragazzi, Agent Coulson è mio padre, fortissimo. Quanto siamo solidi. Allora, non lo so che fare qua. Perché noi probabilmente facciamo. Allora, turno 5, giusto, no? Devi il dinosauro. In tu Mystic carta. E ascolta, vogliamo fare Maria Hill? Maria Hill non peschiamo, però. No. Potremmo fare Enchantress. Enchantress, oddio, contro il suo deck. Enchantress, io non so se vale la pena. Lui cos'è? Un Shulk Infinauta, no? Potrebbe essere un Shulk Infinauta, sì. E dai, giochiamo Enchantress in tempo, caro. Il problema è che non ci abbiamo Aero. Cioè, il problema è che non ci abbiamo Aero. Cristo, era fortissimo in mezzo. Oddio. Vabbè. Oh, buona. Oh. Cazzo, bro, è buona. Lady Sif, Maria Hill. Allora facciamo. Sì, perché vogliamo drop a uno, no? No, non vogliamo il drop. Se tu lo vuoi. Allora devo fare Lady Sif, Maria Hill. Sì. Ci sta. Sicuro che non vogliamo il drop a uno, di? Allora, per me vogliamo il drop a uno noi. Turno 6. Devi il dinosauro drop a uno. Ok. No, se me vogliamo il drop a uno. E poi al turno 7 facciamo Ghost Rider più Mystic con Mystic e prendete il dino. Ok, ma perché io pensavo perché non volevamo giocare carte con Devil Dino, essendo che giochiamo Devil Dino, capito? Era questo il mio pensiero. Ho capito, Daddy, però... No, ci sta, ci sta. Mi piace, cioè, mi piace, anche fossero solo due punti. Cerco di livellare al massimo le giocate, tanto facciamo Devil Dino. Bro, porca puttana, e che cazzo abbiamo preso? Mica è fortissima Elettra. Wow. Mamma mia, che carte mi sta dando? Oh, questo è male. Questo è male. Oddio. Cioè, non funziona più lei. Oh, io Elettra qua la tiro. Ci sta. Perché i togli Quinjet, perché... Bravo. Se si sdoppia... Bravo, sì, sì. In realtà non sarà sdoppiata Shulk. In realtà adesso non gli serve più Quinjet. Però gli togli due punti. Oh. Esatto. Gli do comunque due punti di Quinjet. Lui passa, no? Giustamente. Il problema è che qua vince lui. Potresti pensare di fare Quinjet, Nick Fury, perché così ti buffi Collector che magari non se l'aspetta. Te la butto lì. Il fatto che lui mi fa Infinauta. Vabbè, poi mi fa Shulk qua che va 15, no? Non è male. Perché magari lui non si aspetta a sinistra. No, sono d'accordo con te. Il problema se mi fa Infinauta a destra e Shulk a sinistra. No, l'altra giocata era Mystica con Strider, cioè... Se non Mystica con Strider.
Sai che secondo me è più forte? Una è perché per cercare di vincere a sinistra, l'altra è per mettere punti. Ma lui, bro, se l'aspetta, capito che noi qua con lei. Cioè, immagina che se lui fa. Lui fa, secondo me, lui fa Infinauta Shulk. E io Shulk, qua non la contesto mai, vincere solo al centro. Lui, ovviamente siamo parati a questa play di Infinauta Shulk sinistra. Cioè, tu scusami, ti aspetti di perdere sul Capartage? Sì, col Collector. Fossi lui. Vabbè, bro, ma quante carte ha giocato? Troppe carte, infatti. Non penso sia... 24, bro. Ah, 24. So no, perché cazzo... adesso... devi togliere un po' 3 da Devil Dino. Ah, hai ragione, è vero. Vabbè. Non vincevamo nemmeno con la play tua, no? No. Purtroppo no. Non vincevo... Cioè, penso che non vincevamo. Perché tieni conto, Nick Fury ti mette 3 drop a 1 in mano. 3 drop a 6, se mi sbaglio, in mano. Hai capito, mai. Quindi no. Andavi a 22, in mezzo facevi 7 e 2. No, non vincevi mai. No, non vincevo mai. Peccato, vabbè, lui ovviamente ragazzi, chiaramente, ha trovato il Naz. Tra le altre cose, mi ha inculato tanto Aero, perché Elettra su Sunspot era GG probabilmente, cioè vincevamo noi. Quindi mi ha troppo inculato quell'aereo. Io non capisco come fa sta gente, bro, un po' come Titti, a giocare a sto mazzo e non briccare mai la combo di Shulk in Infinauta. Io non so se voi l'avete... Tu l'hai giocato mai quel mazzo lì? Sì. La bricchi di continuo, non esce mai, bro, mai. Impossibile fare Magic Shulk in Infinauta. E invece, quanto pare, gli avversari hanno sempre quella combo in mano. Non briccano mai. Ma poi il suo particolare, perché giocava... Come si chiama? Anche Aero. Okay. Infatti Aero solitamente quel mazzo di merda non la gioca. Cioè, non, ma anche perché se ci pensi non hai tempo di giocare Aero. Sì, infatti. Però, raga, so particolari. Qua Marilla ci ha dato veramente una merda. Deve essere buono. Qua Marilla ha fatto veramente cagare al cazzo. Ecco qua. E lui gioca Shulk, è una cosa veramente brutta, la vedete? Agen Coulson. Io continuerei a giocare Sentinel. Cerchiamo, raga, di swarmare il più possibile. Il problema è che... Oddio, non stiamo... potrebbe essere carino. Cioè, nel senso, mi sa che è un destroy. Potrebbe essere un destroy e quindi gioca Killmonger. Ok, se è un destroyer, attivo perso, no? Possiamo anche fare Collector. Proprio anche ci stiamo riempendo troppo il location. Sì. Stiamo sotto troppo a dipendenti dal suo Killmonger. Esattamente, cioè, perché ce l'abbiamo manco noi, capito? Lui Killmonger comunque ce l'ha. Oh, Spider-Man, voluto. Spider-Man è molto figo. Raga, bisogna puntare tantissimo sulle location, per l'appunto che il gioco vi regala. Il problema è che non abbiamo punti in mano noi. Abbiamo briccato. E di brutto. Cioè, ok, Spider-Man, tipo, qua, ma va bene. E il problema è che io non so mai come vincere in mezzo, cioè nell'altra location. Con scammarla con Aero, non lo so, perché lui no, Aero è impossibile, come la scammi con Aero? Al turno 5 lui ti potrebbe fare wave. Ah, come la scammi Aero, bro, impossibile. Provo a toppeccare il Devil Dino per giocarlo centrale, visto che poi a sinistra vinciamo con Spider-Man. Rescue Eli Carrier. A sto punto giochiamo la nuova, no? Sì. Solo che al centro lui fa adesso va a 9. Oddio, in realtà possiamo anche fare Helicarrier destra. Teniamoci la giocata aperta. Teniamoci la giocata di Helicarrier, sì. Problema, bro. Qua siamo sicuri che giocherà in mezzo. Possiamo dirlo. Ho capito. Secondo me vinciamo solo con Devil Dinosaur. Cioè, non ci sono assolutamente altre play diverse da Devil Dino per farci vincere il game. Nick Fury fa schifo. Wave. Ok, aspetta. Devil Dino serve. E adesso lui fa... Lui che cosa cazzo fa? Death. Ma come Death? Ha spaccato una carta. Ha spaccato una sola carta? Sì, bro. Può giocare solo una carta lui. Allora, scusami, Helicarrier abbiamo vinto. Se ti gioca Aero. Allora, io penso ad Aero. Però Aero fa merda in realtà come carta a lui. Allora, secondo me Helicarrier era una giocata safe. Se fai era abbiamo perso. Eh no, perché se o te la fa. Ah, perché se tu te la fa a destra. Se fai era abbiamo perso, ma secondo me lui non fa Aero. Secondo me vinciamo al 50-50 Helicarrier. Dove te la senti? Al centro.
Gioca al centro? Sì, perché c'ha più punti. Solo perché c'ha più punti. Onesto. Potrebbe giocare pure Doom. Oh! Tetta. Killmonger. Stava Killmonger, bro. Non ci posso credere. Abbiamo vinto comunque, no? Ah, non ci posso perdiamo credere. Perdiamo per differenza punti. Minchia, ragazzi, se giocavo 9 a destra, puttana troia, la vincevamo per davvero. E vabbè. Ah, raga, il mazzo è quello che è. Però carino, dai. Però è stato divertente, eh. Però è stato divertente. Fa schifo al cazzo, ma l'avevamo capito. Anche perché ogni volta che Tadillo propone un mazzo, il mazzo è una merda. Però è carino, è super rigiocabile. Però, insomma, cioè, tipo, se non siete Infinite non vedo perché dovreste giocarlo. Cioè, nel senso, rankate con qualcosa sicuramente di più valido e consistente. Amori miei, io spero realmente che il video vi sia piaciuto. Vi invito ovviamente a lasciare un like, adesso tocca sempre ricordarlo. Da me il colonnello è tutto. Passate una buona giornata. Oppure una pessima. Bello.